noi il dottor Giorgio Dandy. È nato a Trieste, è un matematico, enigmista, divulgatore scientifico e blogger italiano. Nel 2000, dopo aver vinto i campionati italiani di giochi matematici, si aggiudica a fine agosto il titolo internazionale. L'anno successivo vince anche il torneo Tutto il numero di Caldè, nell'omonima manifestazione di cui dall'anno successivo diventa uno dei principali collaboratori. Dal 2002 è nello staff dei preparatori della Nazionale Italiana di Giochi Matematici, che ha contribuito a partecipare a diverse vittorie e piazzamenti. Dal novembre 2012 collabora personalmente con l'Associazione Culturale Festa Mentis di Genova, che promuove e diffonde la matematica ricreativa, l'enigmistica e la divulgazione. Apriamo questa conferenza con la premiazione del progetto Ambasciatori di Festa di Scienze e di Filosofia. Abbiamo qui con noi oggi il presidente dei laboratori di scienze sperimentali, il professor Maurizio Renzini. Un saluto che vuole essere anche un ringraziamento a questa straordinaria presenza di giovani a Festa di Scienza e Filosofia. Ogni anno cresce anche la partecipazione dei ragazzi delle scuole, ma non una partecipazione passiva, ma attiva, devo dire anche determinante. Lo hanno voluto sottolineare anche nel mio intervento introduttivo l'altro ieri sera, dicendo che i ragazzi, gli studenti, sono dei protagonisti di Festa di Scienza e Filosofia, perché è una manifestazione giovane, fatta perché sempre proiettata in contesti sempre nuovi. Quindi il fatto che voi abbiate la possibilità di interagire con studiosi, scienziati, filosofi, personalità di rilievo nel mondo della cultura, il fatto che possiate contribuire direttamente anche alla realizzazione di eventi collaterali molto importanti che quest'anno si sono ulteriormente arricchiti, io penso che dà spessore e prestigio alla nostra Festa di Scienza e Filosofia, ma anche dà un'opportunità straordinaria a voi e alle scuole per un'esperienza che è del tutto singolare, ritengo. Io voglio esprimere un ringraziamento particolare alle tutte le scuole che hanno partecipato a questi stage, al progetto Ambasciatori, e tutte queste iniziative delle scuole. Un saluto particolare alle scuole che vengono anche da fuori regione, perché abbiamo addirittura scuole che vengono, mi pare, da Trento, vengono dalla Sicilia, dalle Marche, dall'Umbria, altre località dell'Umbria oltre Foligno, oltre naturalmente a una variegata quantità di studenti che, appartenenti alle scuole cittadine. Per una presenza stimata di circa 700 studenti, è una cosa non di poco conto. Un apprezzamento particolare lo devo fare alla professoressa Fuso, che conosco da lunga data perché abbiamo lavorato insieme qualche anno fa e che, di cui ho potuto apprezzare sempre l'impegno e la dedizione anche ai ragazzi, e che continuo a dimostrare con questa determinazione nel portare avanti questo progetto Ambasciatori. Lo fa anche con tanto entusiasmo, con tanta buona volontà, e i risultati poi si vedono, insomma. Quindi il suo contributo si è rilevato veramente indispensabile. Grazie di nuovo, complimenti e auguri con Festa di Scienza e Filosofia. Ed ora la coordinatrice del progetto Ambasciatori, la professoressa Stefania Fuso. Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti a tutti, in particolare ai ragazzi. È veramente emozionante per me questa presenza vostra. Il progetto Ambasciatori lo conoscete forse meglio di me, perché lo avete messo in atto. Sono orgogliosa dei lavori che avete fatto. È un progetto che si sviluppa prevalentemente online. I vostri elaborati sono stati tutti pubblicati, e soprattutto le lettere che voi avete spedito ai relatori stanno ricevendo una grande
un grande apprezzamento. Vorrei presentarvi gli studenti, i tre responsabili della pubblicazione e dell'aggiornamento del nostro blog Ambasciatori, là dove i vostri lavori sono stati pubblicati. Sono tre studenti dell'Istituto Tecnico Tecnologico Leonardo da Vinci di Foligno, sono Riccardo Rosati, venite qua. Non mi ricordo il cognome tuo. Finauro. Oh, Finauro, scusate. Mattia e Claudio Loreto. Loro sono gli artefici del lavoro online. Hanno prodotto i video, li hanno pubblicati, hanno pubblicato i vostri lavori, li hanno aggiornato il blog e hanno stilato la classifica finale che vede due vincitori, perché abbiamo avuto ben due sponsor che ci hanno offerto due tablet e per due categorie, abbiamo individuato due categorie, le scuole dell'Umbria e le scuole fuori dell'Umbria. Abbiamo due vincitori. Il vincitore è quello che ovviamente ha prodotto più elaborati pubblicati e ha ottenuto una maggiore viralità nei social media. Gli elaborati sono stati prodotti sulla base di video che alcuni relatori eminenti di Festa di Scienza e Filosofia ci hanno inviato. Tra questi relatori ovviamente c'è il dottor Dendi, che ha proposto agli studenti di fare una ricerca sui problemi di matematica pubblicati in rete. Oggi ne vedremo alcuni presentati da due studentesse di Pescara e poi passeremo la parola al professore, al dottor Dendi, che premierà gli studenti. Io ringrazio tutti, vi mando i saluti del direttore del laboratorio, il professor Pierluigi Mingarelli, che probabilmente verrà a fare un saluto, però è impegnatissimo. Vi ringrazio di cuore, sono veramente felice di avervi qui, spero che il prossimo anno di ritrovarci, se vorrete, se potrete, saremo qui, saremo qui. Professore, a lei. Premiamo. Tinti, è presente, sì, per le scuole umbre, Alessandro Castellani.
Posso? Queste due presentazioni sono i lavori che le studentesse hanno prodotto dietro lo stimolo del video del dottor Dandy e che sono pubblicati nel blog Ambasciatori. Grazie. Salve a tutti, io mi chiamo Valentina Luciani e vengo dal liceo Marconi di Pescara, frequento il terzo anno. Tra le attività che ho svolto per questo progetto c'era anche la terza che richiedeva di esporre un problema magari preso dal web. Io ho deciso di pubblicare un paradosso chiamato il paradosso del barbiere, formulato dal logico britannico Russell nel 1918. Diciamo che in filosofia, una materia a tutti, diciamo, noi del terzo che abbiamo introdotto quest'anno, il termine paradosso è un'affermazione, un'opinione che va, diciamo, a distaccarsi dall'opinione comune per il contenuto oppure per la forma con cui essa è esposta. Ecco perché ho deciso di esporre appunto questo paradosso, chiamato il paradosso del barbiere, e si basa su una legge introdotta in un paesino che infatti appunto è questa: tutti gli uomini devono essere sbarbati e l'unico barbiere della città rade tutti quelli che non si fanno la barba da soli. E la soluzione appunto alla domanda è chi rade il barbiere, che ho deciso di riassumere in un grafico dove ho raccolto tutti i commenti più interessanti e più ricorrenti che ho riscontrato appunto. E le due soluzioni che si sono verificate sono: il barbiere si rade da solo oppure non si rade affatto. Diciamo che il barbiere potrebbe radersi autonomamente, ma andrebbe contro il fatto che lui rade tutti quelli che non si radono da soli, e in questo modo avviene una contraddizione. Oppure potrebbe non radersi, ma anche questo andrebbe contro la legge che dice che tutti gli uomini devono essere sbarbati, e quindi diciamo che una vera e propria soluzione non c'è. Per uscire fuori da questo paradosso ho deciso di appunto raccogliere tutti i commenti in un grafico, appunto perché è impossibile formulare una soluzione. Si verificano circa 5 commenti riscontrabili per la maggior parte dei casi, che sono: o il barbiere è una donna, un'ipotesi abbastanza non comune che noi non riusciamo a percepire perché, come vedremo poi, ci sono alcuni mestieri nella vita quotidiana che noi non riusciamo a percepire come appartenenti ad un sesso oppure ad un altro. Un'altra soluzione è se cambiasse la legge all'interno del paesino, ma anche questa, diciamo, ha riscontrato abbastanza commenti nella maggior parte dei casi. Una soluzione che non ha avuto abbastanza riscontri è se il barbiere non si sbarbasse oppure non gli crescesse la barba e nel più piccolo dei casi non appartenesse al paesello. Diciamo che ho riportato quelle che sono le percentuali che a mio parere si sono verificati in questi commenti. E appunto la maggioranza dei risultati ha ritenuto che il barbiere fosse una donna, ma come ho detto precedentemente non riusciamo a percepire appunto questa soluzione. Nelle ultime due slide ho deciso di riportare alcuni mestieri che noi appunto vediamo nella vita quotidiana e che però non riusciamo a identificare come appartenenti all'altro sesso. Ad esempio, il pilota di aerei è sempre stato un uomo e percepirlo come una donna ci è molto difficile e complesso, così come i cuochi. Sì, abbiamo anche cuochi donna, ma non si verificano spesso questi casi. O come gli autisti di autobus, appunto, è molto difficile percepire questo distacco, diciamo, dalla vita reale. E con questo concludo e lascio la parola ad Alessandra, che vi presenterà la quadratura del cerchio. Grazie.
Salve, io sono Alessandra Verardi e anch'io frequento il terzo anno del liceo Marconi Pescara Scienze Umane. Oggi ho deciso di presentarvi il problema che ho utilizzato per la terza attività ed è la quadratura del cerchio. La quadratura del cerchio è un problema classico della matematica, infatti fa parte di uno dei tre problemi più antichi di questa disciplina e praticamente lo scopo è quello di costruire un quadrato che abbia la stessa area di un dato cerchio. E però bisogna costruire questo quadrato e questo cerchio utilizzando solo la riga e il compasso. Diciamo che viene sempre posta, diciamo, su internet questa domanda, cioè cosa vuol dire trovare la quadratura del cerchio. Allora, alcuni sostengono che trovare la quadratura del cerchio voglia dire cercare, diciamo, la soluzione ideale per un certo problema. Altri dicono invece che è tentare l'impossibile, in quanto questo problema è completamente impossibile da risolvere. Infatti ci sono anche dei cenni storici. Fin dall'antica Grecia, diciamo, questo problema ha tenuto occupati molti matematici che hanno cercato di trovare una soluzione. Però solo nel 1882 il matematico Ferdinand von Lindemann riuscì, diciamo, a dichiarare l'impossibilità di questa quadratura del cerchio, dimostrando la trascendenza di pi greco. E quindi, diciamo, riuscì a tutti i matematici capirono che quindi era impossibile solo con riga e compasso riuscire a quadrare un cerchio. Allora, quindi, diciamo, questo problema ha sempre messo in difficoltà molte persone e dopo una ricerca che ho fatto, diciamo, sul web, ho potuto riscontrare che quando viene posto questo problema, in molti commenti diciamo sono date queste risposte. Ad esempio, che è qualcosa di irrisolvibile e che alcuni non danno proprio spiegazione scrivendo solo è irrisolvibile. Altri invece, diciamo, lo spiegano tramite degli esempi ma anche delle dimostrazioni. Altri invece utilizzano la metafora che vi ho detto prima, cioè tentare l'impossibile. Questo è un grafico che ho riportato, quindi come vedete la maggior parte delle persone utilizzano una spiegazione e una dimostrazione, altri degli esempi, delle metafore, chi invece, diciamo, dice proprio che è risolvibile senza darci alcuna spiegazione. Grazie. Bene, brave ragazze, avete dato delle belle osservazioni, avete fatto i commenti a quello che avete trovato in rete e adesso noi possiamo anche dare il nostro commento a quello che avete detto voi. Effettivamente ho visto che tanti dicono è impossibile e non danno la soluzione, però un matematico non deve accontentarsi di questa cosa. La matematica è pignola, fino all'esasperazione. Ci sono delle cose semplicissime, però complicatissime. Oddio, cosa ho detto? Scusa. Non mi ha sconvolto perché prima avevi parlato di un barbiere, un termine che io non conosco, e sono andato a cercare sul vocabolario il significato, allora mi ha un po' scombussolato. Ci sono, cosa ho detto, delle cose semplicissime ma difficilissime. C'è la teoria di Collatz oppure di Siracuse, come la città americana, che potete cercare, che dice questo: prendi un numero a caso, per esempio la mia età, 31, no scusa, il giorno di nascita, va bene, 31, se il numero è pari lo dimezzi, se è dispari lo moltiplichi per 3 e ci aggiungi 1, in questo caso è dispari, 31 per 3, 93, 94, di nuovo, 94 è pari, 47, ho dimezzato, 47 dispari, faccio il triplo e ci aggiungo 1 e così via. E a un certo punto, dice questa teoria, arriverai a 1, però nessuno l'ha mai dimostrato. Potrebbe succedere una concatenazione di numeri dispari per i quali il numero diventa grande, e se si parte, mi sembra, da 97, si raggiungono anche dei numeri molto alti, allora uno dice oddio, qua si va all'infinito e non si finisce mai. Invece no, dopo un certo punto si torna indietro. Per fare un caso semplice, se partiamo da 10,
neanche questa è la mia età, lo chiarisco, è solo il mese di nascita. Se parto da 10, 10 è pari, quindi metà, 5. 5 dispari, quindi il triplo, 15 più 1, 16, e poi è pari, 8, 4, 2, 1. Guarda, è semplice. Ecco, però nessuno è riuscito a dimostrare in tanti anni questa cosa, il cui concetto è semplice. Ecco, la matematica è fatta anche da queste cose. Col computer hanno dimostrato fino a non so che numero grandissimo. Però il matematico non si accontenta di una dimostrazione dal computer, ma una dimostrazione vera, e non è stata ancora fornita. Allora, noi analizziamo così adesso un po', sono stato mezz'ora per fare questo meccanismo, lo vedete? Analizzeremo un po' la matematica, però ci sono tante cose che sono state dette in questi giorni, molto interessanti. E, per esempio, ieri ho assistito a una conferenza sulla medicina, e la scorsa settimana a Trieste una della Franca Leosini, quella che fa storie maledette in televisione, se conoscete, entrambi hanno detto, vedi, due cose completamente diverse, hanno detto che noi ci affidiamo alla rete per sapere come comportarci. Per riparare una lavatrice chiamiamo il tecnico, non è che scriviamo su internet e poi ci sono i concorrenti del Grande Fratello che mi danno i suggerimenti per come si ripara la lavatrice. Però per le cose invece più importanti sentiamo in televisione o in rete la stessa cosa, sentiamo i commenti di persone che mezz'ora prima erano gli esperti nel fare le torte e cose del genere. Adesso questo, dicendo queste cose, mi viene, adesso sono indeciso tra piangere e ridere, però è così. Apriamo il giornale, informiamoci un po'. Vedete, questo è un ritaglio di pochi giorni fa, sulla Terra ci sono più alberi del previsto, vabbè. E qua, in questo, così, queste parole che ho evidenziato, sono più di 3 miliardi di miliardi. 3 miliardi di miliardi. Allora, sulla Terra siamo circa 7 miliardi. Per il momento immaginiamo 3 miliardi, per semplificarci le cose. Se fossimo in 3 miliardi e gli alberi sono più di 3 miliardi di miliardi, avremmo un miliardo di alberi a testa. Si è accorto qualcuno dei lettori, chi lo sa, di questa incongruenza? Ci sono paesi dove quando nasce un bambino piantano un albero. Beh, allora le cose sono un po' sfasate tra loro, e hanno necessità di piantare un albero perché incide sulla situazione. Ma se ne abbiamo 3 miliardi di miliardi, se fossimo in 3 miliardi ne avremmo un miliardo a testa, siamo il doppio, diciamo 7 miliardi, e quindi abbiamo quasi mezzo miliardo di alberi a testa. Non è possibile. Ecco, questo è sbagliato, ma ci sono tanti articoli che io anche raccolgo sul mio sito, se avete piacere, così strane. Però dopo questo commento è ancora peggio. Ma quelli tagliati ogni albero, ogni anno dall'uomo sono molti di più, cioè ognuno ne ha un certo numero, però quelli tagliati sono di più. Da dove vado a tagliare? Se taglio più di quelli che sono a mia disposizione, più quelli di quelli che esistono. Vabbè, è tutto così. Allora, ho letto un libro di un americano, Come la matematica può salvarci la vita, quindi questa cosa che sta a cuore a me, forse sta a cuore anche a qualcun altro. Questo libro, se avete piacere, potete leggerlo, però ha degli esempi che per noi italiani non vanno bene. Vedi come che la matematica deve essere anche adattata, deve essere guardata con cura e adattata alle situazioni di ognuno di noi. Perché, per esempio, se io voglio vincere le elezioni, questi sono i risultati, li ho trovati su internet, delle ultime votazioni. Ecco, se voglio vincere, in qualche modo devo fare un po' di pubblicità, devo presentare il mio programma, altre tecniche così, e poi ho un certo risultato. Se io il mio modello volessi già portarlo, non in Italia, ma per esempio negli Stati Uniti, e già non va più bene. Perché? Perché portare da qui a lì ci sono altre regole. Allora il matematico è puntiglioso e deve studiare, anche voi, qualunque sia il mestiere, sarà il mestiere che farete, dovete studiare, perché, vedete, la Clinton, Hillary, ha preso 2 milioni di voti più di Trump e non è stata eletta, perché lì c'è il meccanismo dei grandi elettori, è diverso. Devo studiare in ogni situazione un problema che andava bene, può non andare bene per qualche motivo. Ecco, adesso qua abbiamo parlato di politica, ma anche nelle altre cose. Questa ragazza, Malala, sarà già adulta, Yousafzai, ha vinto il premio Nobel per la pace perché lei aveva un'idea che dobbiamo diffondere la cultura, la possibilità di accedere a un libro, soprattutto per le ragazze, in tante parti del mondo non hanno questa possibilità.
Allora io aggiungo una piccola, mi permetto una piccola frasetta, non solo alla lettura ma anche alla matematica, perché purtroppo Anna Maria Lusardi, che è una voce prestigiosa sicuramente più della mia, però io copio quello che ha detto lei, e che dice che siamo malamente, ma proprio malamente, malamente con l'alfabetizzazione finanziaria, e oggigiorno magari non avremo da giocare in borsa o altre cose del genere, ma dobbiamo capire come funzionano le cose. Lei dice che i risultati sono allarmanti, non sono tanto allarmanti, perché gli italiani sono penultimi, ecco, non siamo ultimi al mondo, però insomma abbiamo poche possibilità di peggiorare, questo voglio dire, però cerchiamo di migliorare, perché sennò è veramente grave. Purtroppo io guardo tutte le schifezze che esistono in televisione, chiedete a me, sono pluriesperto. Purtroppo la situazione è questa: hanno chiesto al programma di Bonolis, chi lanciò Però mi vuole bene, una canzone di tanti anni fa, quindi penso solo il nostro amico forse si ricorda, non suggerire neanche tu. La domanda presenta due opzioni, un trio o un quartetto. La concorrente ha risposto, guarda l'espressione, quanto era sicura della risposta, ha risposto un quartetto. Questa è stata la sua risposta. E Bonolis cosa ha detto? Risposta esatta, passiamo alla prossima domanda. Cosa ci ha insegnato questa cosa? Niente. Allora, la soluzione era il quartetto eccetera. Però un quartetto potrebbe essere i ricchi e poveri, diciamo all'epoca i Pooh, i Beatles, insomma almeno un minimo di informazione poteva darmi questa vignetta con questa domanda. Invece informazione zero, e siamo bombardati da notizie che mi danno informazioni zero. Non è che dopo, se so che il quartetto eccetera, chissà che miglioramento avrò nella vita, però questo è lo standard. Questa è una diapositiva che di uno di voi, io ho preso qua un po' di diapositive a caso tra quelle che avete fatto molto bene. Qua ho visto l'autore di questa cosa ha fatto, ho visto che ognuno di voi ha occupato 10 ore, perché dopo in basso una decina di ore, quindi avete fatto un bel lavoro, e se da una decina di ore sono venute 2 paginette, vedete che sacrificio che bisogna fare per fare un po' di divulgazione, quel poco che avete fatto, però diciamo l'avete fatta bene, completa. Vedo che qui anche hai giustificato destra, sinistra, hai messo i punti. Ecco, problemi anche semplici, però che mettono in crisi la rete, e soprattutto nella rete, in internet, dove avete fatto le vostre ricerche, vince chi offende quell'altro, perché non ammette repliche, lui è padrone della soluzione. Però c'è una cosa ancora migliore, peggiore, come si dice, cioè un'altra cosa da osservare. Leggeremo uno di questi problemi. In internet succede che se io do la risposta, ed è magari esatta, io per dire uno, dà una risposta esatta, però il ragionamento è diverso da quello che l'ha proposto, neanche questo viene accettato. E questa è una cosa curiosa. Adesso leggiamo il problema numero 2, che qua un nostro amico, forse anche presente qui, non so. Eccolo. Allora, vedo. Allora, complimenti, scusa, anche agli altri tutti complimenti, anche a te che hai fatto questo. Un bibliofilo indeciso compra un libro antico a 100 euro, poi lo vende a qualcuno a 200, poi ci ripensa, guarda mi interessa, ti do 300 euro, dammelo indietro. E dopo però ci ripensa, oddio, ma che... e lo rivende a qualcun altro a 400 euro. Ha guadagnato o ha perso, e quanto ha guadagnato o perso? Questo qua provoca un po' di disagio, volete pensarci qualcuno? Qualcuno se la sente di dare la risposta? 200? Scommetteresti sulla tua risposta? Sì? Non si può scommettere, avresti vinto, Allora, volevo scommettere, ma dopo mi hanno dato un'occhiata, non si deve scommettere, avresti vinto. È giusto così. Allora, vediamo qui sotto, hai scritto il tuo ragionamento. Ecco, problema 2, dov'è? È semplice, facciamo un registro delle spese. Ha speso 100 la prima volta, ha speso 300 più avanti e quindi ha speso in tutto 400. Facciamo il 400 di spesa, facciamo il rendiconto degli incassi, la prima volta 200 e la seconda 400, quindi 600. E per differenza 200 euro. Ma c'è anche un altro modo per arrivare alla soluzione.
Viene qualche idea a qualcuno? Dimmi. Fai finta che, bravo, fai finta che siano due oggetti diversi. Il primo libro l'hai comprato a 100 e venduto a 200. Guadagno 100, stop. Il secondo libro, per combinazione lo stesso, l'hai comprato a 300 e venduto a 400. Hai guadagnato 100, stop. Sono due articoli diversi e quindi 100 sul primo, 100 sul secondo. Ecco, qualche volta l'ho proposto e qualcuno comincia a dire... hai speso 100 e sei meno 100, poi hai incassato 200 e lo sommano col 300, insomma vengono altri numeri fuori. Comunque vedi che ci sono due metodi diversi. Ecco, questo vi suggerisco quando affrontate problemi matematici, ci sono spesso tante vie per arrivare alla soluzione. E qua cosa commenti tu? Ritengo, questo l'ho evidenziato io, che a causa della sempre maggior velocità con cui la tecnologia continua a cambiare e dall'influenza che ha su di noi, insomma, questi problemi si ha poco rispetto per il problema e per le altre persone che partecipano a, proponendo o risolvendo il problema. Io penso che queste frasi sono tutte belle e pesanti e su ciascuna si può fare un bel commento. Adesso chiedo scusa se sono così la velocità, però d'altra parte anche persone qualificate, qua vedo Lamberto Maffei, neurobiologo e accademico dell'INSEI, dice che troppa velocità, abbiamo troppa velocità, non riusciamo, il nostro cervello, avrà fatto degli studi questa persona, non riusciamo a cogliere le cose, il senso dei problemi, che siano matematici o di altro tipo, perché dobbiamo rispondere troppo velocemente. E allora diamoci un attimo di pausa e vediamo di rispondere a questo problema. Scegli tre palle da collocare dentro i cerchi per avere la somma uguale a 30. Le palle hanno i numeri 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. Fate pure con calma, nessuno mi mette fretta. Non è possibile. Ah, sono tutti dispari. Beh, allora scusa, allora permettetemi, scusa, io qua chiacchiero con voi, non è possibile la prima frase e già non mi andava bene, però sono tutti dispari. Mi va bene, perché stai facendo un ragionamento. Ecco, questo vi invito a fare. Casomai su internet, se avete voglia di partecipare a queste cose, spiegate il vostro ragionamento, perché c'è una sfilza, dopo se abbiamo tempo vi mostrerò, di commenti, insulto, perché sto dicendo la cosa sbagliata, perché sono dispari. E allora, siccome la soluzione c'è, sono dispari, però se non fossero dispari, dimmi tu, eh sì, giriamo la pallina verde, sono delle palle rotonde, giriamo la pallina verde, teorema, bravo. Lo vedi come sei, cioè lo vedi come sei adesso, no? Non il verbo essere ma il numero, teorema. La somma, quello che possiamo sempre dare il commento importante, diamo importanza alle nostre scoperte, la somma di tre numeri dispari farà dispari. Per avere un numero pari bisogna sommare con tre addendi, termine che mi sta un po' a cuore perché contiene il mio nome e mi è stato dedicato a questo termine della scienza, addendi. Per avere con tre addendi un numero totale pari bisogna che siano tutti e tre pari, se sono interi, oppure uno pari e due dispari. Allora facciamo essere questo pari e dopo si riesce a risolvere. Ecco, vedi che ci vuole un po' di tempo, perché subito, se uno risponde subito, non si può, e dopo un'altra chat e va perso. Il pensiero veloce è una qualità, no, perché il pensiero creativo deve andare, questo è sempre l'articolo del professore. Questa è la situazione oggigiorno, quella che vedete qui, clic. E che vuoi con questa situazione? Questi sono un po' più grandi, per fortuna almeno i piccoli. Eh sì, addio. Vabbè, sempre la stessa cosa. Però magari i grandi danno buon esempio, no, forse neanche. No, anche con i grandi. La situazione nelle strade poi è pazzesca, perché
non sappiamo veramente dove andare a sbattere. No, guarda che il professor Onsel, il sindaco adesso di Udine, anzi da poco è decaduto perché ha fatto già il massimo degli anni, prima era rettore dell'Università di Udine, ha scritto un libro, L'algoritmo del parcheggio, non parla solo di macchine e di parcheggi, però è un problema matematico bello tosto. E, beh, vediamo l'articolo 158 del codice della strada, se volete citarlo qualcuno di voi, se no lo facciamo qua. La sosta non può avvenire in prossimità di 15 metri dal segnale di fermata di un autobus, la multa è di 40 euro per ogni giorno di calendario. Ecco, questa è una legge del codice della strada che bisogna rispettare e c'è anche qualcuno che la rispetta. Però adesso mi domando con un po' di buon senso, qua c'è la fermata, questi per non parcheggiare sulla fermata hanno parcheggiato in seconda fila, perché l'autobus, scusa, entra dentro dopo come quella di Benny Hills, dopo torna fuori, cioè l'autobus ha parcheggiato in terza fila così, cioè non so, forse non è matematica, ma un po' di ragionamento, un po' di buon senso, ecco, questo forse bisognerebbe dare, questa è fatta a Trieste, la mia città, e sono orgoglioso di questo episodio. Anche in autostrada, se andate nella strada a quattro corsie, il sabato e la domenica non ci sono i camion, comunque tutti stanno nella terza e la quarta, io viaggio in prima a 137,5, quello che è permesso, perché si può andare del 5% oltre, in prima non trovo nessuno per 200 km e vado tranquillo, eccoci. Un po' di buon senso, inutile far tappo, però neanche con i treni non va tanto meglio, perché lo capisco che è difficile controllare perché non abbiamo gli strumenti, non sappiamo proprio le tariffe come si vengono formate, no? Pensate, questa notizia era dell'anno scorso, ah, ecco, vedete, 6 febbraio del 2017, e le tariffe erano sbagliate per colpa di un algoritmo. Insomma, qualcuno l'avrà fatto questo algoritmo. Ogni regione ha la sua tariffa. E, diciamo, proprio nel Friuli Venezia Giulia, se io vado da Trieste a Torino, nel Friuli Venezia Giulia, non so, un euro al chilometro, in quell'altra nel Veneto 80 centesimi, no, questo è troppo, vabbè, ma diciamo, in Lombardia 1,15 euro al chilometro e così via. Il prezzo finale non può essere più alto della tariffa massima se fosse applicata a tutta la strada. Il più alto è in Piemonte. Vediamo che in Piemonte è 1,30 euro al chilometro. Non può essere il prezzo totale da Trieste a Torino come se tutta la strada fosse a 1,30 euro. Invece era più alta ancora. E vedi che qui c'è scritto che i prezzi erano aumentati su certe tratte anche del 33%. Adesso, di questo è difficile accorgersi uno da casa. Però vedi come, quando invece abbiamo la possibilità, dobbiamo, vedi, 33% in più, dobbiamo cercare di guardare i numeri e se i numeri risultano pertinenti, come nell'articolo degli alberi a testa. Là non mi cambia niente una notizia sbagliata, però altre volte una notizia sbagliata può cambiarmi la mia situazione patrimoniale. La matematica ci permette, se analizziamo bene, di accorgerci quanto è difficile la vita. Adesso spero che questi ragazzi non prendano spavento, però guardate che è così, dopo state tranquilli ovviamente. A, B, dobbiamo andare da A a B, vediamo un po', ci sono due strade, questa sopra e questa sotto, ok? Allora, in quella sotto per esempio, il primo pezzo si fa in 22 minuti. Il secondo pezzo, e 22 minuti si fa anche il secondo pezzo della prima. Invece l'altro pezzo, cioè quello in alto, questo qua, si fa in A fratto 10. A è il numero di automobili che passano. Per esempio, se passano 100 automobili, ovviamente più automobili passano, più è intasata la strada, no? Se passano 100 automobili, si fa in 10 minuti, per esempio. Se ne passano 1000, in 100 minuti, ok? Vabbè. Allora, arrivano, ecco, è arrivata anche l'ultima, arrivano 200 automobili, diciamo che vanno 100 sopra e 100 sotto. Allora, quanto tempo impiegheranno per arrivare a B? Allora, partiamo da 100, sono, per arrivare a metà strada, 100 diviso 10, 10 minuti, e l'altra metà in 22, cioè impiegano 32 minuti. Beh, questo sotto uguale, no? Solo che al contrario.
Se fossero per esempio 80 e 120, quelli dove sono 80 ci mettono 2 minuti in più e questi altri 2 minuti in meno, o viceversa, insomma, comunque siamo lì. Quindi 32 minuti per andare da A a B. Vabbè. Allora, quale tratto è più conveniente? Il primo tratto, per esempio, il primo tratto è più conveniente andare in alto o in basso? Mm? Fino a metà. E in alto ci impieghi 100 auto, ci impiegano 10 minuti. In basso ci impiegano 22 minuti. Va bene? È chiaro? Quindi è più conveniente quello in alto. Dopo metà è più veloce quello in basso. Anche qua 10 minuti confronto 22. Quindi i pezzi azzurri sono i più convenienti. Anche se per assurdo tutte le 200 macchine andassero su un'unica strada, qua 200 diviso 10, 20 minuti, giusto? E qua impiegano 22 minuti. Quindi assolutamente i tratti azzurri sono i più convenienti. Allora hanno deciso di costruire una strada, ammettiamo che siano più vicini, un minuto si impiega per attraversarla e si congiunge metà strada superiore con metà strada inferiore. Adesso per andare da A a B, quale percorso mi conviene fare? Ma qua è solo un minuto. Anche se tutti andassero qua, questo rispetto a questo guadagna almeno 2 minuti, guadagna. Se anche vanno tutti qua, 200 macchine diviso 10 sono 20 minuti e qua 22. Quindi questo è più conveniente, questo ci guadagno almeno 2 minuti. Qua un minuto è irrilevante e qua sotto ci guadagno almeno 2 minuti sempre. E allora tutti, adesso che c'è questa strada veloce in mezzo, tutti faranno il percorso azzurro. Quanto tempo si impiega? Sopra 200 diviso 10, cioè 20 minuti, più un minuto, più 20 minuti, cioè 41 minuti. Cioè fino a che non c'era quella strada che mi permetteva di scegliere i due percorsi migliori, impiegavamo tutti 32 minuti e adesso ne impieghiamo 41. Questo sembra pazzesco, però è vero, i conti sono veri, se avete piacere fotografate e controllate a casa. Allora, questo è veramente imbarazzante e la matematica ci dice che funziona così. Allora cosa significa? Significa che, allora, il riassunto è che prima ciascuno impiegava 32 minuti, adesso che c'è quella strada in più, 41 minuti. E se la strada fosse esistita da prima, semplicemente qualcuno ne ha informato i viaggiatori, è la stessa cosa, anche se la strada non fosse stata costruita apposta, ma solo abbiamo la notizia di questa strada, peggioriamo la situazione. Vedi come la notizia, se non è ben ponderata, una notizia nuova può rovinare, in questo caso, la velocità, può farci perdere tempo, denaro o altre cose. Certe volte un scombussolamento di un certo tipo ne provoca altri inimmaginabili. Quindi l'unica situazione è di togliere la strada e tutto andrà meglio. Questo è il paradosso di Bryce. Potete cercarlo su internet. Ecco, la matematica è fatta da queste cose. Bisogna fare molta attenzione a tutto perché, e analizzare bene, perché sennò, a seconda del ruolo che avremo, faremo delle scelte sbagliate. Se ci sono delle emergenze, un terremoto, una qualunque calamità, e bisogna dirottare la gente che vada in un certo, utilizzando una certa strada o un'altra, bisogna sapere queste cose, perché sennò si provocano dei danni molto gravi. Ecco, bisogna stare attenti sempre, anche se si fa il piastrellista. Cioè, non capisco perché questa piastrella l'ha messa alla rovescia. A me dà fastidio questo. Se avessi gli strumenti io prenderei qualcosa e la tirerei fuori. Perché è messa alla rovescia? Non è possibile. Questo ha fatto un lavoro più completo. Quando ha riasfaltato quei 2 metri di strada, non ha pensato che forse c'era disegnata una striscia, vabbè. Divertitevi a guardare i tombini che ci sono in strada, sono disegnate le zebre, prendono il tombino e lo rimettono alla rovescia. Ma che, non ti sei accorto che c'era la zebra disegnata? Allora, la vita è molto brutta, ragazzi. Dopo non è così come vi spiego, ma
ci sono anche episodi più tranquilli. Allora, quanto pesa un anello? Un anello si prende e si mette sulla bilancia. Ci sono queste bilance da orefici che funzionano così. Se metti un oggetto, qua ti segna quanti grammi, però pesa fino a 10 grammi. Se questo oggetto pesa più di 10 grammi, devi mettere un contrappeso che bilanci un po'. E dopo qua ti mostra con esattezza la differenza. Per esempio, questo anello pesa 23 grammi, perché l'anello è stato messo su questo piatto, su quest'altro piatto la lancetta si è spostata fino in fondo, su quest'altro piatto sono stati messi 20 grammi per bilanciarlo e la bilancia ha segnato ci sono ancora 3 grammi circa, quindi l'anello pesa 23 grammi. Allora, io non sono riuscito a risalire al filmato, però l'ho visto una volta in televisione, non so se a Striscia la Notizia, alle Iene o quei programmi così, sono andati da dei compro oro, adesso non so se uso il termine giusto, dei negozianti con la telecamera nascosta e si sono accorti che questi imbrogliavano i clienti, però imbrogliavano ed è finita lì, invece l'imbroglio era matematico. E io mi sono accorto, dopo non sono riuscito, mi dispiace, ad avere le immagini vere. Come si può imbrogliare un cliente così con questa bilancia? È semplice. Allora, lì va messo l'anello e qui viene messo qualcosa per bilanciare alcuni grammi. È chiaro il meccanismo, qui bilancia 20 e quindi mi segna quello che pesa di più, 23. Se io, quindi l'anello pesa 23, se io metto, la grafica è quella che è, ma insomma, metto l'anello qui, e lì niente ancora, per far muovere la bilancia devo mettere qualcosa che pesi più di 23 grammi, perché l'anello io orefice so che pesa 23 grammi, per esempio ci metto un peso di 30 grammi, mettendo 30 grammi lì, quanto mi segna la bilancia? Su quanto andrà? Sul 7, perché ci sono, la bilancia non sa dove c'è l'anello, dove c'è il peso, le pese e basta. Lei vede che sono 30 grammi, 23 sono bilanciati dall'anello, perché noi sappiamo che l'anello pesa 23 e la bilancia mostra 7. Allora a un negoziante, a un cliente in velocità, io mostro 37, 37, faccio il peso e ti vendo questo per 37 grammi. Questo si può fare se uno ha intenzione di fare, non credo che lo faccia per sbaglio, perché quando compra la cosa sa dove deve metterla e quando vende sa dove metterla, questo l'ho visto in un filmato, ecco, quindi vedete che qui risulterebbe 37 grammi, quindi 30 che metto e dopo 7 che fa il contropeso, quello che manca, insomma, ecco, vedete quanto bisogna stare attenti, però siamo bombardati anche senza cercare sulla rete da notizie, sulle riviste, sui quotidiani, da notizie messe lì senza badare, per esempio questo, notate qualcosa? La velocità, dicevamo prima, troppa velocità, si legge, giro pagina. Qua fa una statistica sui turisti nel Veneto e nel Friuli Venezia Giulia nel 2015, vabbè. Nel Veneto, dicevamo, e nel Friuli Venezia Giulia. E poi ci sono le cartine di queste due regioni. Sì, e certo, il Veneto è questo, il Friuli Venezia Giulia è quest'altro. Allora, io da lettore, che magari sono interessato, mi chiedo, ma è giusta l'intestazione, cioè quello è il Veneto, questo è il Friuli Venezia Giulia, o è giusta la cartina, quindi quello è il Friuli Venezia Giulia e questo è il Veneto? Non si sa, notizia buttata lì. Però la situazione è molto peggiore. Guarda, torna indietro. Guarda quest'ultimo, quel riquadro lassù in alto delle presenze. Guarda, lo ingrandisco. Questo qui. Le variazioni degli italiani sono state più 2,4%, degli stranieri più 2,2%, e in totale non può essere la variazione maggiore di 2,4%. Perché se anche questi aumentassero ancora un po' di più per avere 2,4 che loro, allora il totale sarebbe 2,4. Io non so quanti maschi, quante femmine siete qui. Se i maschi aumentano del 5%,
e il numero delle femmine del 5%, il totale aumenta del 5%. Se una delle due categorie aumenta di meno del 5%, complessivamente non aumenterà la popolazione del 5%, ma qualcosa di meno. Qua gli stranieri sono di più, quindi incidono di più. Quindi sarà un numero circa tra 2,2 e 2,4, circa 2,3, forse 2,2 visto che arrotondano, perché questo incide di più, però non 6,1. Allora, siccome non mi danno il dato di partenza, non so risalire, allora se io avessi bisogno di questa tabella magari per fare un lavoro, per propagandare la mia attività, ho dati sbagliati e siamo bombardati da notizie sbagliate di tutti i tipi. È difficile venirne fuori perché la matematica è impietosa, come vediamo da questo esempio. Un'automobile percorre un giro di pista a 300 km all'ora e secondo giro di pista a 100 km all'ora. Mettiamo che ci sia sempre la stessa velocità per, proprio dalla partenza fino all'arrivo. La media ovviamente è stata di quanto? Di quanti chilometri all'ora? Ovviamente. Beh, tra 100 e 300, se la matematica non è un'opinione, prendiamo una... quanto? La media non può essere di 200, perché ci sono di giorno. Allora, ammettiamo, bene bene, ammettiamo che il circuito sia di 300 km, può scegliere anche un'altra lunghezza, non cambia niente, solo così vengono numeri tondi. Allora, il primo giro a 300 all'ora lo percorre in un'ora, ok? Il secondo giro a 100 km all'ora lo percorre in 3 ore, quindi ha impiegato in tutto 4 ore per fare quanto? 600 km. E se ha fatto 600 km in 4 ore, 600 diviso 4, 150. La media è stata di 150 all'ora. La media tra 100 e 300, tra questi due numeri, è 200. Però se ho percorso un certo tragitto a una velocità e lo stesso tragitto a un'altra velocità, devo fare la media... adesso ho pensato, mi sono perso il nome... La media armonica tra le due, e viene 150, e si può fare anche senza averla studiata con questo ragionamento. Ecco, vedi, se tu hai da organizzare un viaggio e dici questo percorso lo farò più lentamente, poi uno uguale, lo stesso numero di chilometri a un'altra velocità, devi ragionare con la media armonica. Può succedere anche questo. Io ho una piscina rettangolare. L'azienda comunale ha da fare dei lavori, mi dicono che me la distruggeranno e la ricostruiranno, però siccome passeranno dei tubi, dei cavi, verrà accorciato da una parte del 30%. In compenso, siccome c'è lo spazio, mi allungheranno l'altra parte del 40%. Allora ti chiedo, quanto ci guadagno in questa operazione? Mi accorciano del 30%, però allungano del 40%. Quanto ci guadagno così? Come? 40 rispetto a quello iniziale o no, scusa. Per esempio, questo lato lo accorciano del 30% e quest'altro del 40% o viceversa. Questa non viene toccata. Accorciare 30 base e altezza. La base viene accorciata del 30%, l'altezza viene allungata del 40%. Beh, facciamo il disegno, no? Prendiamo per esempio, dividiamo, questo è un quadrato, ma è la stessa cosa, dividiamo in 10 unità la base e in 10 unità l'altezza. Ho numerato così si vede fino a 10 e fino a 10. Adesso, questa è la situazione prima dei lavori, quindi abbiamo 100 unità quadrato, 100 caselle all'inizio. Siccome mi accorciano del 30%, l'altezza non è più 10 ma è 7, ok? E quest'altro lo allungano del 40%, quindi da 10 diventa 14. Ecco qua il nuovo disegno. Invece di avere 100 caselle, adesso ne ho 7 per 14, ho perso il 30 ma ho guadagnato il 40,
7 per 14 fa 98, ho perso il 2%. Ecco, sembra pazzesco, ma con un guadagno del 40 a fronte di una perdita del 30 ho avuto una perdita. Quindi se qualche volta al telegiornale sento dire ieri la borsa ha perso il 10%, però tanto oggi ha guadagnato il 10%, come dire siamo andati pari, non è vero. Perché se parte da 100, se perdi il 10% vai a 90 e se da 90 guadagni il 10% vai a 99. Ci sono meccanismi che bisogna seguire con molta attenzione. Ecco qua. Nella provincia di Trieste la sinistrosità dal 2003 al 2004, questa è una diapositiva vecchia, è passata da questo numero con questa variazione. Però, scusa, da 2 a 3 l'aumento è stato di 1. E che percentuale è l'aumento, andare da 2 a aumentare di 1? È il 50%. E le altre sono tutte sbagliate. Allora mi sono chiesto come mai hanno sbagliato. È curioso anche guardare come uno può sbagliare. Loro hanno fatto il contrario, hanno fatto questa cosa qui, hanno fatto invece che andare da 2 a 3, da 3 a 2 è stato che calo? Da 3 a 2 è il calo di 1, cioè del 33%. E anche, vedi, invece che andare da 222 a 252 hanno fatto da 252 a 222. Allora le altre sono giuste, vedi, 11,9 l'hanno riportato 11,9 arrotondando un po', e la prima forse sembrava troppo alto, il 33%, hanno scritto 3,4 arrotondando, cioè hanno sbagliato di una decina. Però è differente questa cosa. Ecco, provate a studiare con le percentuali, andare da un numero a un altro c'è una certa percentuale, tornando indietro è un'altra. Certe pubblicità dicono l'IVA del 22% te la paghiamo noi, quindi hai uno sconto sostanziale. Di quanto? Se mi pagano l'IVA del 22%, lo sconto è del 18,4, perché se una cosa costa 100, con l'IVA verrebbe 122. Adesso da 122 andare a 100, lo sconto è del 18,4%. Provate a fare con quella calcolatrice, quindi vedi quante anche queste informazioni dei divani sono un po' sbilenche. E qua ci sono le tari e tutto quanto. Allora, vediamo questo problemino semplice. In una classe ci sono 30 allievi, 10 sono maschi, quindi 20 femmine, ok? Cambiamo un po' il testo. In una classe ci sono 30 allievi. Di questi, almeno 10 sono maschi, quindi al massimo 20 sono femmine, non almeno 20, ecco, al massimo 20. E questa è una cosa che bisogna ponderare, perché io ho trovato in rete che c'è molta difficoltà a capire questa cosa, se dico come minimo devo dire al massimo dall'altra parte. Per esempio c'è questo problema, e quello ho trovato, che era proposto da uno di voi un problema simile, allora, e questo sono riuscito a trovare. Allora, 7 amici vanno a raccogliere funghi, alla fine della giornata ne raccolgono in totale 100. Ognuno ha raccolto un numero diverso di funghi. Sapreste provare che non è possibile che 3 amici insieme abbiano raccolto meno di 50? Lui dice, uno che ha risolto, dice 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, sono 5, il totale fa 100. Ed è possibile che 3 ne abbiano raccolto meno di 50, perché 11 più 12 più 13 fa. E dice, per me questa è la soluzione, il tuo problema è sbagliato. No, non ho detto i primi 3, ma semplicemente 3. Semplicemente chi ha proposto il problema l'ha proposto sbagliato. Doveva dire, pensateci bene, sapreste provare che esiste almeno una terna dove una terna di amici che ne hanno raccolto più di 50. Ecco, queste sono finezze, ma dobbiamo stare attenti quando parliamo, quando scriviamo qualcosa, perché da una disattenzione di questo tipo, a seconda del lavoro che faremo, può succedere qualcosa di sbagliato. Qua non succede niente. Ecco, non esistono 3 amici che hanno raccolto meno di 50, no, esiste una terna, deve esistere una terna che ne abbia raccolto
almeno 50. Poi abbondano problemi di questi tipi, me li avete mandati, ciao, me ne avete mandati alcuni, e questi, intanto il 99% sbaglia, già questo messaggio non mi comoda. Vediamo come si risolvono, non so se li conoscete. Allora leggiamo la prima riga, trattore più trattore uguale 20, vabbè. Tra l'altro queste sono le equazioni, si chiamano, invece di dire x, y, z chiamo trattore eccetera, però sono tanto odiate a scuola e invece vedo che su internet tutti si azzuffano per rispondere. La gru 28, la gru vale 14, mettiamo anche qui sotto, questo motorino più motorino fa 4, quindi 2. Prima la moltiplicazione, 14 per 2 28 più 10 38. È sbagliato perché? È sbagliato perché questo ha una sola benna, mentre quell'altro ne ha due. Però scusa un attimo, un apparecchio del genere, cosa vuol dire che questo deve valere 7? Perché un apparecchio del genere 14, cosa si chiama 14? Con due benne pesa 14 quintali o tonnellate, non so quanto può pesare. E allora uno con una sola benna pesa 7? Non è vero, perché non è metà. Oppure per scrivere benna, cioè gru con due benne sto 14 secondi, per scrivere benna, gru con una benna sto 7 secondi. Cioè cosa significa questo 7 e questo vale 14? Secondo me, tra l'altro, quindi hanno messo i 3 e questo ho misurato bene, è più piccolo di questo. Quindi cosa devo mettere? 1, qualcosa? No. Solo per geni, una persona su 7. Analizziamo questo. Disegno più disegno più disegno uguale 45, quindi vale 15. Adesso che questo vale 15, casco di banane quanto deve valere? 4. Più orologio vale 10, l'orologio vale 3. Facciamo le operazioni. 60, 67. Allora, sento che commentate, sento, però riesco a captare, manca il quadrato. Allora, attenzione. Il proponente voleva che quello non valesse 15, ma... Anzi, scusa, le banane, prima ho messo le banane, ho preparato. Le banane deve valere 3, perché se quelle valgono 4, ma ok, se metto sulla bilancia e questo pesa 4 etti, questo pesa 3, quindi accetto. Però casco di banane, casco con 4 banane, casco con 3 banane, sono lo stesso numero di lettere mettendo 4 come cifra, per cui io mi sento di attribuire, sono polemico, lo stesso punteggio. Ma vabbè, anche quest'altro è 3. Adesso vediamo, tu dici che manca il quadrato. Quindi c'è un esagono col pentagono, col quadrato, allora esagono 6, pentagono 5, quadrato 4, totale 15. Bisogna fare la somma dei lati. Allora 15, e qui però manca il quadrato e vale soltanto 11. Quindi cambia il risultato. Però cosa significa questa cosa? Se io mi ritaglio col cartone, questa figura è un esagono con dentro disegnato un pentagono con dentro disegnato un quadrato. Oppure mi ritaglio col cartone questa figura, è un quadrato, è un esagono con disegnato un pentagono, e 15 attribuisco il peso, metto sulla bilancia questo pesa 15. Questo quanto pesa che non ha il quadrato disegnato dentro? Pesa uguale. Ma sono polemico io. Però scusa, un orologio che segna le 3 vale 3. Perché un orologio che segna le 2 vale 2? Cioè, è il prezzo? Cioè, costa meno, mi conviene andare a Luna a comprare degli orologi perché costano meno? Non so. Che pesano meno?
Cioè sono tutte cose soggettive che io sono d'accordo che valgono, però un altro deve essere d'accordo che vale il mio ragionamento anche. Purtroppo invece siamo bombardati da persone che mettono problemi senza neanche averli risolti o averli capiti. Per esempio ho trovato questo. Per numerare le pagine di un libro sono state usate 3300 cifre. Le pagine del libro sono, adesso ti dà alcune opportunità, calcoliamo quante sono queste pagine. Allora, le prime pagine necessitano di una cifra, ok? Quante sono queste pagine? 9, da 1 a 9. Quindi da 1 a 9, 9 cifre per scrivere le prime 9. Poi ci sono quelle da 2 cifre, quante sono in tutto? Da 10 a 99. Allora, fino a 99 sono 99, però le prime 9 no. Quindi 99 meno 9, 90, va bene? Ci sono 90 pagine di 2 cifre, quindi 180 caratteri. Fino adesso ne ho usati 189, siamo ancora distanti. Quante pagine esistono di 3 cifre? Da 1000, è la prima, fino a... Scusa, di 3 cifre, da 100 fino a 999. Sono 900, perché fino a 999 sono 999, però non devo contare le prime 99, quindi sono 999 meno 99, sono 900. Quindi ci sono 900 pagine di 3 cifre, in tutto 2700 caratteri. Fino adesso, fino alla pagina 999, ho usato 2889 cifre. Per arrivare a 3300 quante mi mancano ancora? Allora 3300 meno 2800 mi mancano 411. Però adesso arrivano le pagine di 4 cifre. Usando 4 cifre alla volta non si possono utilizzare 400. Scriverò 100 e qualche pagina, ma non viene fuori 411 che non è multiplo di 4. Quindi la soluzione è più di 1000. Tra 1000 e 1500, però non esiste, perché non posso usare esattamente, lui voleva questo proponente, la soluzione tra 1000 e 1500 perché viene coi conti, però quante pagine stampo? Stampo 1200 virgola, e no, non esiste, perché il numero di pagine, se numero tutta la pagina, anche se l'ultima pagina arriva a metà, quindi problemi sbagliati. Adesso imbarazzante mostrare questa cosa. 10 meno 10 per 10 più 10 è uguale, trovata su internet. Ho occultato una parte della... Quanto fa? Qualcuno se la sente di dire a voce alta? Meno 80, è ovvio, perché per primo eseguo la moltiplicazione, 10 per 10, 100, 10 meno 100, meno 90, più 10, meno 80. Allora, siete pronti? Questo problema è stato proposto su Facebook a Professione Insegnante, un gruppo pubblico. Chi ha proposto ha scritto, parliamo sempre di ragazzini impreparati, vediamo quanti sapranno dare il risultato corretto a questa operazione. C'è un professore che verrà domani alla mia conferenza, che anche lui è su questa pagina, ogni tanto, io non lo conosco personalmente, ogni tanto mi dice, beh, buttiamo qualche sasso nello stagno e vediamo cosa nasce. Un putiferio, ragazzi. Allora, vediamo, siete pronti? Alcune risposte. 110. 0, 10, 100, 80, anzi scusa, meno 80, il meno 80 ha ricevuto subito un commento, perché? Perché tu esci dal coro e vuoi dare, le altre non hanno ricevuto neanche una richiesta di delucidazioni, l'80 perché? Il meno 80 perché? Ma cosa ti sei sognato? Attenzione, ultimo
siparietto, un amministratore ha disattivato i commenti per questo post perché non se ne veniva più fuori. Allora ragazzi, ridiamoci se avete piacere, però la situazione è questa. Io ho semplicemente riportato cose che ho trovato, per cui sappiatevi regolare, risolvilo se sei un genio. Avete risolto? 9, a parte che non si dovrebbe scrivere 9 uguale, ma f di 9, una funzione di 9, oppure 9 freccia 72, 8 è uguale 56, 3 uguale? Beh, il 5 diventa 20 moltiplicando per 4, l'8 diventa 56 moltiplicandolo per 7, cioè la regola qual è? Va moltiplicato per il numero inferiore, e quindi 3 per 2 è 6, esatto. Risolvilo se sei un genio. E questo? Eh? Si aggiunge un 5 davanti? Se 1 è uguale 5, 2 è uguale 25, 3 è uguale 320. Bravo, bravo, bravo. Vedi che ci vuole un po' di tempo. E per forza. Se 1 è uguale 5, 5 è uguale 1. Allora, qua c'è la proposta, la soluzione che ho proposto io apposta. Io cerco di mettere le soluzioni impertinenti e anche chiaramente sbagliate e pretendo di aver ragione, chiarendo, perché non c'è motivo che tu abbia ragione o io torto, o io ragione e tu torto. Possiamo avere entrambi ragione con ragionamenti diversi. Se 2 uguale 6, 3 uguale 12, questo assomiglia a quello di prima. Allora 9 uguale 90? Io ho proposto un'altra cosa. Io ho proposto questo. Grazie, grazie. Allora, oh, non avrò ragione, sono d'accordo, ma non avrò neanche torto. Però guarda quanta matematica c'è anche in un giochino. Allora, l'ho rimesso qui in un angolo. Allora, era chiaro il meccanismo? 2 uguale 6, 3 uguale 12. Cerchiamo la regola matematica e anche di dirla. Ogni numero viene moltiplicato per il suo successivo. Esempio, 6 per il successivo, 6 per 7, 42. Si può dire anche in altra maniera. Ogni numero viene moltiplicato per se stesso e si aggiunge nuovamente se stesso. 6 per se stesso al quadrato fa 36, più se stesso 42. E quindi 9 viene fuori 90. Però, ah scusa, l'ho spostato da questa parte. Guarda quanta matematica si può costruire. Se tu fai il quadrato dei numeri che finiscono per 5, questi sono veri, li ho scritti qua. 15 per 15 fa 225, 35 per 35 è 1225, 75 per 75 è 5625. Qual è la regola? Vedi che i numeri sono 6, 12, 20, 30, 6, 12, 20, 30, 6, 12, 20, 30, è la stessa cosa. Tutto in matematica è collegato. Se tu fai un bel ragionamento, puoi portarlo anche da un'altra parte. Come si fa a fare il quadrato di un numero che termina per 5? È la stessa cosa. Guardate qui, guardate lì. Cosa ho fatto lì? Ho moltiplicato il numero per il suo successivo. Allora, copro il 5. Moltiplico il numero delle decine per il successivo. 6 per 7 è 42, lo scrivo e ci aggiungo 25. Sono gli stessi numeri, anche qua 90 viene come lì, a parte la scemata, viene 90. Però questo mi permette, questa legge, di fare il quadrato di qualunque numero che termina per 5. 395, te la senti di farlo al quadrato? 395, copro il 5, 39 per 40, si può fare. 40 per 40 fa 1600 e 39 per 40 quanto farà? Farà 40 di meno, 1560. Allora 395 al quadrato fa 1560
25, adesso lo rileggo, 156.025, si può fare. Più facile di tutto, 9.995 al quadrato, scusate, io devo scrivermelo però, a voi lo presento a mente, 9.995 al quadrato, 9995. Basta fare 999 per il successivo, cioè per 1000, cioè aggiungo 3 zeri. Allora 9.995 è 999, 3 volte 9, 3 zeri e 25 in fondo. E si può fare, pensateci. Se avete la forza dimostratelo, perché un numero che finisce per 5 si può indicare 10n più 5. Provate a elevarlo al quadrato, quella formula del quadrato di un binomio, e vedrete che deve funzionare così anche per tutti gli altri che non abbiamo inserito nella tabella. Però dopo voi nel vostro percorso scolastico magari farete Tartaglia, l'avete già fatto? Io ero bravissimo a scuola, perché già in seconda elementare già tartagliavo. Guardate, cosa Tartaglia di uguale a questa, possiamo chiamarlo, a questa scemenza, a questo giochino che troviamo? La terza diagonale di Tartaglia presenta tutti e soli, nell'ordine, i numeri che sono esattamente il doppio di quelli. Là manca 1 uguale 2. Se sfaccio la metà di quelli che ho scritto, ottengo 3, 6, 10, 15, 21. 3, 6, 10, 15, 21 e anche tutti gli altri. Tutto è legato in matematica. Se io studio questo e faccio una bella relazione come quella che mi avete presentato voi due ragazze prima su una cosa che trovo su internet, scopro grandi teoremi di cose che ho fatto o che potrei anche non aver fatto a scuola. E quindi quando farò questo a scuola sono già padrone dell'argomento e riesco a risolverlo. Certi problemi, il 98% delle persone sbaglia questo test. Perché il 98% deve sbagliare? Allora, quanti triangoli vedi? Adesso dico a te, così che ti ho preso, scusa, in simpatia, ma a tutti noi, risolviamo con calma e pensiamo una caratteristica di questo problema. Un triangolo qualunque che soddisfa la richiesta, cosa deve avere? Chi scommette, ragazzi? Uno di voi ha presentato questo nella relazione, forse non è qui presente. Diciannove proprio. Allora, scusate, rispondete a questo perché vi aiuta. Che caratteristica deve avere un triangolo che si riesce a disegnare? Deve avere una cosa. Il vertice lassù in alto, bravo, tu con la maglia bianca. Adesso andiamo avanti. Deve per forza utilizzare questo vertice. Allora, vedete, con calma, io quando faccio i mondiali, di solito si vede che con l'ordine alfabetico casca così, ho una ragazza russa vicino a me sempre, e vedo che lei, a parte, non si copia, ma vedo che scrive sempre due pagine prima che io abbia cominciato neanche a impostare un po'. Bisogna riflettere un po', qual è la caratteristica? Devono passare tutti i triangoli per quel vertice. E allora, facciamo attenzione su quel punto. Da quel punto che razza di angoli possono passare, partire? Angoli che abbracciano un settore, sono questi tre, che ne abbracciano due, oppure che abbracciano tre settori. Non ci sono altre scelte, pensateci. E allora, per ciascuna di queste vignetta, posso disegnarne tre. A seconda, se mi fermo qui o se mi fermo qui. Provate. E questo è chiaro, adesso non occorre che io faccia ragionamento sulle altre vignette, perché l'ho capito con questo bel disegno chiaro. Questo bisogna fare.
fissare le idee sulle cose essenziali. E quindi la soluzione 18 mi è stata data da uno di voi, 19, che no. E quello esterno viene dal terzo. Posso fermarmi qui, era già, è già compensato qui. Questo me ne porta a 3, uno se mi fermo qui, il terzo lato è questo, se il terzo lato è questo, se il terzo lato è questo. Anche qua, già qua vedo belle frasi. Prima frase, test che il 99% delle persone sbaglia o non sa risolvere. Commento, il 90% fallisce nel dare risposta, non era il 99%. Altro commento, solo chi ha un quoziente di intelligenza superiore alla media è in grado di risolvere. Allora, se la media del quoziente di intelligenza è questa, circa metà delle persone avranno di più e circa metà avrà di meno. Quindi superiore alla media ce l'avrà circa il 50%. Allora già qua vedo 3 incongruenze, il 99 o il 90 o il 50% sbaglia. Devi darmi questa informazione perché così so se inserire una risposta giusta o sbagliata per farti quadrare le tue percentuali. Comunque, qual è la risposta? 12, perché? Allora attenzione, 12 però, qui non c'è più, allora, si può interpretare in tante maniere, siccome la prima riga non è una richiesta, un'equazione, un calcolo da fare, è una frase tipo Geppetto costruì Pinocchio, una frase. Solo nella terza riga c'è una domanda, 1 più 1 per 0 più 1 e questo fa 2, quindi ho dato risposta 2. In realtà loro volevano la risposta, leggendo quei 1-1, leggerlo 11 e quindi viene fuori 30. Ma vabbè, possono anche aver ragione, però posso aver ragione anch'io. Allora, il mio suggerimento, il mio messaggio non è andare su internet a dire tu hai torto e cominciare a discutere e lanciare insulti, ma commentare possiamo avere ragione tutti e due. Tu hai un punto di vista e io ne ho un altro, non è che sono sbagliate le cose. Una cosa curiosa, al campionato, quello organizzato dalla Bocconi per la gara a squadre, non so se siete appassionati, io mi chiamo Giorgio Dendi, se avete piacere guardate il mio sito. Mi hanno dato i genitori lo stesso nome del mio sito, anche il mio sito si chiama giorgiodendi.com, quindi mi hanno dato questo nome apposta. Ci sono tante cose interessanti, per esempio parlo delle gare della Bocconi e là ci sono i link per andare a, se volete venire a fare gli allenamenti d'estate una settimana sul Lago Maggiore, non si paga niente che dormire e mangiare, prezzi popolari, se avete piacere cercate questa cosa. E ecco, alle gare della Bocconi una volta era stato proposto questo problema e ogni scuola risolve con la squadretta nella sua scuola, non ci sono tutti i ragazzi insieme. Allora, siccome qualcuno avrebbe potuto usare internet, qualcuno il suggerimento del professore, la Bocconi dice la scuola è libera di fare come vuole, così tutti sono ad armi pari. È stato proposto questo problema, con quanti zeri termina il numero che si ottiene moltiplicando tutti i numeri da 50 a 100, tutti i numeri interi. E la risposta è è sbagliato che tu abbia detto mi sembra. Ecco, adesso la risposta esatta. La risposta è 14. Complimenti, bravo, eh? Aspetta, parla a voce alta. Bravo, bravo, ma tu partecipi alle gare? Vai a Milano tra 2 settimane?
Ecco, ma se, guarda, dico a te ma anche agli altri, se avete piacere fate una squadretta, perché ho visto che quando più ragazzi parlano di matematica, parlate anche di altre cose. Se parlate di matematica vi divertite e se avete piacere venite in squadretta a fare gli allenamenti. Siamo in 200 l'ultima settimana di luglio che facciamo allenamenti. Allora, scusa, il nostro amico ha detto che la soluzione è 14. Perché bisogna contare i fattori 5, per fare uno 0 in fondo bisogna che ci sia come fattore un 5 o un 2. I 2 capitano abbastanza spesso, i 5 capitano, lo contiamo con le dita. Il 50 porta un 5, il 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 e 100. Siamo arrivati a 11, però a questo punto notiamo che il 50, il 75 e il 100, quindi ci sono tre numeri, portano due fattori 5. 50 perché 5 per 5 per 2, 75 5 5 per 3 e 100 5 per 5 per 4 e quindi 14, l'abbiamo contato sulle dita, tu l'hai fatto in velocità strepitosa, complimenti. Ah ecco, scusa, li avevo anche scritti, sono 11 in più questi 3 che portano un 5 in più, i 2 li troviamo tanti, quindi ci saranno 14 zeri. Però la cosa che mi ha incuriosito, vedi, io sempre analizzo tutto, anche quello che non sarebbe necessario. Come mai tante squadre hanno risposto 81? Cioè, vabbè, uno può sbagliare, bisogna avere rispetto anche per chi sbaglia. Io faccio il saputello, ma io sono un campione di errori, perché ne ho fatti tanti anch'io. E soprattutto adesso non riesco a fare in tempi come... io ho cominciato a fare le prime gare che avevo già 40 anni, ragazzi. Però analizzo per imparare qualcosa, analizzo anche le risposte sbagliate, mie e degli altri. Come mai hanno risposto 81? Questo è davvero curioso. Allora ho provato a capire come hanno risolto il problema. Beh, questi sono bambini, però hanno risolto così o così? Cioè facendo i conti, contando sulle dita come ho fatto io, diciamo con il ragionamento che hai fatto tu, o affidandosi al computer? La risposta e che si sono affidati al computer, e l'ho fatto anch'io col computer. Ho fatto i prodotti dal 50 al 59, in un foglio Excel si tira giù e si fa velocemente. Ho notato che subito il computer mi propone in forma esponenziale e allora non va bene. Allora ho allargato e si riesce a fare in formato leggibile. Però ho notato questa cosa, che il 60, già il 60 c'erano 6 zeri, anche se non ho voglia di contare fino a 100. Come fanno a venire 6 zeri fuori da moltiplicando i numeri tra 50 e 60? Gli zeri vengono dal 50, ne vengono 2, dal 55 e dal 60. Semplicemente il computer ritiene che quando ho una dozzina di numeri significativi gli altri non mi interessano e arrotonda. E cosa succede se arrivo a 100? Sono 81. Di là, da lontano è difficile contare, però vedete che sono a gruppi di 3 e sono 27 gruppi di 3 zeri e quindi sono 81. Quindi vedete che l'affidarci al computer non sempre è conveniente, possiamo affidarci però dobbiamo sempre tenere tutto sotto controllo. E un altro problema proposto da uno di voi, non so se è qui presente, chi è? Ok, beh, mi ha proposto un problema del quale mi è piaciuto la distinzione tra, nel mondo dei bambini accade l'opposto, tra adulti e bambini nell'affrontare i problemi. Ci sono dei meccanismi che qualche volta usano gli adulti migliori, qualche volta i bambini usano migliori degli adulti. Per esempio questo problema può dare tema di riflessione. Dobbiamo dare, scusa, dobbiamo finire tutti? Ah ok, scusa, dovete farmi un segnale, quando siete stanchi ragazzi mi fate un segnale, possiamo... Sì, sì, ciao ragazzi, complimenti a chi ha vinto, ciao. Thank you.
Allora, anche voi, scusate, se siete interessati potete restare, se siete stanchi mi dite che anche sospendiamo. Tranquilli, ok? Allora, guardate, tre mele e due arance pesano 255 grammi, due mele e tre arance pesano 285, tutte le mele pesano uguale e tutte le arance uguale. Quanti grammi pesano complessivamente una mela e un'arancia? Ecco, andate pure perché so che ho approfittato fin troppo di voi. Ciao. Allora, beh, per noi liceali questo problema dovrebbe essere semplice perché si imposta un'equazione. Qualcuno vuole commentare? Qualcuno se la sente? Come? Risposta esatta. Ecco, scusa, bravo, sei un bambino o un adulto? No, sei un adulto. No, bravo, hai dato la risposta esatta. Io ho visto che i bambini, i ragazzi, non utilizzano questo sistema che è il migliore. Adesso presento quell'altro prima. Allora, io mi faccio i miei disegnetti, possiamo scrivere A per arancia, M per mela o indifferente, perché io propongo a voi che con le equazioni vi destreggiate bene, però magari uno non può, non ha gli strumenti e allora si arrangia così. Questa cosa pesa 2,55, questa cosa pesa 2,85. I ragazzi, siccome devo fare complessivamente, cioè la somma di una mela e un'arancia, vuol dire che io devo avere una mela e un'arancia. Allora risolvono così, io ho fatto anche col disegno. Se sostituendo da qui a qui una mela con un'arancia il peso aumenta di 30, sostituisco ancora il peso aumenterà ulteriormente di 30 e sostituisco ancora il peso aumenta ulteriormente di 30, quindi 315-345. Adesso posso, sono tutte uguali, posso dividere per 5. Analogo, sostituisco le due arance con delle mele e il peso cala di 35-35. E dopo quando... Scusate. E dopo quando avrò i pesi di una mela e di un'arancia farò la somma. Invece, giustamente, basta mettere tutte le cose sulla bilancia, sommo membro a membro, avrò 5 mele più 5 arance, pesano la somma, divido per 5 e ho il risultato. Ecco, questo ho notato, questa è la pagina di come risolvono gli adulti, invece i ragazzini delle scuole piccole, primarie o delle medie, risolvono individuando i due singoli, ed è un peccato i singoli pesi perché non capiscono il problema ma lo devono risolvere scolasticamente. Ecco qua, così, questo commento. E i problemi sorgono dovunque e bisogna risolverli sempre saggiamente. Per esempio, questa è la mia cantina, come vedete ci sono delle luci nel corridoio. Allora io quando devo accedere per fare le mie cose e posso accendere la luce mia e la pago io, oppure le quattro luci del corridoio vedo uguale e paghiamo tutti quante, o siamo in 10. Allora ragioniamoci un po'. Se io accendo la mia luce, mettiamo che utilizzo 100 euro, pagherò 100 euro. Però se sono furbo, accendo la luce del corridoio, sono quattro luci, si spenderà 400 euro diviso 10, 40 euro a testa, quindi è un grande risparmio, 40 invece che 100 o qualunque numero in proporzione. Però ho scoperto che facciamo tutti la stessa cosa e invece di pagare 100 adesso pago 400, perché tutti adesso per risparmiare invece di accendere un'unica luce accendiamo 4 e quindi il consumo è 4 volte tanto. Quindi per spiegare, succede un po'. Questo è stato spiegato da Nash. Nash ha vinto il premio Nobel per l'economia e poi anche l'Oscar quando hanno fatto il film. E è spiegato in modo molto più così completo di quanto possa farlo io. Però il concetto è spiegato anche da un grande testo. Ecco, quando vediamo Paperone e Rokerdak, loro sono pari, miliardari tutti e due, sempre allo stesso livello. Spendono un miliardo a testa per fare qualche operazione per superare l'avversario e dopo sono di nuovo pari.
allo stesso livello. Ecco, la matematica ci dice, Nash in questo caso, ci dice quando è il caso di fare un'azione o quando non è il caso di fare un'azione, perché il nostro vantaggio personale immediato non è sempre il nostro vantaggio personale in futuro, come abbiamo visto anche nel caso della strada. Cosa siete, siamo come siamo come orario? Chiedo scusa. Possiamo finire? Eccoci. Allora, vediamo qui, avete fatto tanti altri lavori, scusa, ancora due parole così, giusto sfogliamo le fotografie. Questo è un lavoro fatto da qualcun altro di voi e il lavoro è grande, è stato fatto da Eulero con i ponti di Königsberg e grandi pagine della matematica sono venute fuori da un problemino come quello che avete trovato su internet. È stato ripreso anche da Topolino alla sua maniera. Ecco, vedete, questo cerco di dire, tutte le cose possono essere prese da tutti di noi e farne grandi pagine della matematica. E eccoci, a chi ha fatto questo? Uno è presente qui, quello che ha proposto questo problema? Ecco, ciascuno di noi può fare qualunque cosa. Qui qualcuno ha detto che l'equazione che ha vinto non so che premio. Ma scusa, adesso mi sono accorto, è nominato anche Acuti Quiz. Se avete piacere, guardate Acuti Quiz su Facebook, non mi ero neanche accorto, perché preparo io i testi, sono problemi che vi possono interessare. Comunque l'equazione che ha vinto era questa qui, cioè bisogna costruire ogni anno, bisogna costruire un'equazione che abbia i numeri 1, 2, 3, 4, fino a quanto ti occorre, e che abbia come risultato 2018. Questa è l'equazione che qualcuno ha trovato da qualche parte che ha vinto, però... La stessa equazione siamo io e dei miei amici, dei giovani come voi che ho incontrato nei miei convegni, che ogni anno formuliamo gli auguri, vedete, la prima equazione forma 2018, la seconda 2018. I numeri sono nell'ordine fino a 9, poi fino a 8, fino a 7, fino a 6, fino a quanto uno riesce a forzare. Questo lo fanno i ragazzi della vostra età. Non vuole che facciate tutto, facciamo già noi. Però, ecco, sappiate che si può fare qualunque cosa e si riesce a tirare fuori qualcosa di interessante. Forse queste cose non portano giovamento, però se nel vostro lavoro saprete fare queste cose bene, ne verrete fuori, ecco qua adesso ci sono tante altre diapositive, e non darete risposte come questa persona a un quiz televisivo. Va bene, va bene. Finiamo qua, ragazzi, vi ringrazio, statemi bene, buona matematica. E se avete piacere guardate il mio sito. Ciao, ciao, ciao. Se avete domande potete farmele, grazie.